Buongiorno a tutti, oggi siamo al quarto incontro presso la sede del circolo. Oggi ci sarà una relazione interessantissima che curerà il Lucio Sesso, parlerà dei prigionieri italiani in India, gli aspetti storici e postali. Lascio direttamente la parola a lui e ci illustrerà tutta la vicenda con i documenti che ha raccolto. Grazie. Grazie Mario. Grazie. Un attimo qui. Grazie a tutti, grazie al Presidente e grazie a voi presenti questa mattina e agli amici che ci seguiranno sui social oggi e nei giorni successivi. Allora, titolo della mia relazione questa mattina è Prigionieri italiani in India nella Seconda Guerra Mondiale. Curerò degli aspetti storici e degli aspetti di carattere postale. Questa storia dei prigionieri di guerra in India è una storia abbastanza controversa. Praticamente questi prigionieri sono stati etichettati da uno storico, Ferdinando Bersani, come dimenticati. Dimenticati per due ordini di ragioni, perché sia per la ragione per cui sono stati catturati e sia per come hanno vissuto il periodo di prigionia, che poi piano piano vi spiegherò meglio cosa intendo. C'è pochissima bibliografia su questo argomento. Quello che ho trovato in questi anni che sto seguendo questo filone di ricerca e sono qualche testo, qualche romanzo, beh, interessante, alla fine vi citerò pure, qualche relazione di carattere soprattutto postale e non storico e poi tutta una serie infinita di diari che queste persone hanno lasciato a testimonianza della loro triste avventura. Uno dei motivi per cui vi dicevo che questi soggetti sono stati dimenticati dalla storia e sono le circostanze della cattura. Siamo all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, inizio diciamo ottobre-novembre del 40 e quindi inizia l'operazione Compass, c'è un refuso all'inizio della data, il 40, non è il 41. L'operazione Compass è l'operazione che le truppe inglesi organizzarono contro le truppe italiane che dal settembre del 40 fino al novembre si erano allargati dalla Libia verso l'Egitto, lo vedete sulla cartina. E quindi le forze inglesi misero in atto questa grande controffensiva per ricacciare dall'Egitto verso la Libia i militari italiani che avevano diciamo, erano usciti dal punto iniziale dove era iniziata l'offensiva. Cosa succede? Che i militari inglesi sono più o meno 35-40 mila, gli italiani sono 130-140 mila, quindi le forze italiane erano in maniera enormemente superiori a quelle inglesi, ma la differenza tecnologica, i carri armati piuttosto che l'aviazione, nel giro di pochissimo, in 10 settimane, praticamente da Sidi al-Barrani, che era il punto più verso l'Egitto, riuscirono ad arrivare fino a Bedafom con 4 battaglie consecutive, Sidi al-Barrani, Bardia, Tobruk e Bedafom, e sgominarono completamente la decima armata del generale Graziani. Quindi l'esercito di 140.000 uomini praticamente furono tutti catturati, se non morti e se non feriti. Quindi fu una grande, ancora più grande come, rispetto al Caporetto, solo che però nella Seconda Guerra Mondiale probabilmente il regime questo evento lo tenne abbastanza nascosto e non si è saputo, però è stata la sconfitta più grossa, una delle sconfitte più grosse subite dagli eserciti italiani e proprio come vi dicevo prima è stata piuttosto sottaciuta. Quindi 100.000-120.000 soldati catturati nel giro di pochissimi giorni. Che succede? Quindi gli inglesi hanno una necessità immediata, oltre a quelli catturati in questa controffensiva, in India finirono anche quelli, i marinai scampati alla morte, la battaglia di Capo Matapan, quindi Pola, Fiume, Zara e tutti anche i militari che erano stati catturati in Africa orientale. Gli inglesi, tutti questi marea di soldati catturati, hanno la necessità immediata di spostarli dal luogo di battaglia e di spostarli in Inghilterra o in America, ma soprattutto nei domini oltremare.
quindi in Africa, in India, le Indie britanniche, e in Australia. Come era la divisione? Dall'A alla M andavano in India, mentre dalla N alla Z in Australia. Non è sempre così, perché poi tutta la documentazione che ho trovato io mi porta a dire che non è esattamente in questo modo. Vi porto un esempio: mio padre S è finito in India, mio suocero M è finito in Australia, quindi si è invertito tanto. Mio padre è tornato dall'India 40 kg, mio suocero è tornato dall'Australia 95 kg, era completamente diverso il regime detentivo. Allora, quindi chiaramente appena furono catturati furono trasportati con camion, con mezzi di fortuna che potevano essere. Immaginate l'esercito di 140.000 euro, 240.000 persone, quasi tutti catturati, immaginate che folla di persone gli inglesi avevano necessità di poter spostare. Erano spostati quindi verso la Palestina, il primo luogo di detenzione era il campo 310 in Palestina, poi sono stati tutti imbarcati su dei mercantili, 15 giorni di navigazione da Suez verso Bombay, dopo 15 giorni di navigazione nelle stive e quindi con problematiche notevolissime anche legate all'alimentazione. Perché dal punto di vista logistico non è presa da poco spostare 90-100.000 persone in questo modo, quindi il cibo scarseggiava e soprattutto scarseggiava l'acqua che era concessa solo 2 euro al giorno. Finalmente arrivano a Bombay e quindi a Bombay poi gli inglesi, nel tragitto pure a piedi, tanto percorso dal punto di cattura fino a Suez è stato fatto a piedi, senza scarpe, gli inglesi gli toglievano le scarpe per evitare che potessero scappare, quindi immaginate questi poveracci camminare nel deserto senza scarpe. E quando sono arrivati in India gli hanno dato una sorta di divisa dove c'era una stella sopra, anche questo perché questo era un modo per evitare che potessero scappare, che potessero fuggire. Venivano immediatamente riconosciuti perché sulle spalle avevano una giacca con già impressa una stella. Quando arrivano, quanti sono più o meno i prigionieri in India? Sono circa, alcuni fondi dicono 110-120, altri si aggirano sui 90.000, è più verosimile la seconda, perché molto probabilmente sono stati calcolati anche più volte, no? Lo stesso regime è stato calcolato più volte, quindi possono esserci situazioni. Quando arrivano in India, gli inglesi avevano diciamo, messo in essere 5 gruppi di campi, e in cinque zone diverse dall'India. La più bassa è quella di Bangalore, i campi erano 28 completamente, divisi in 5 gruppi. Il primo era Bangalore, a Bangalore c'erano i campi dall'1 al campo 8 e il campo ospedale. Poi andiamo a Bhopal, quindi c'erano i successivi campi dal 9 al 15, Ramgarh. E poi le avevamo sopra Clementown e l'ultimo Ayol. Allora, Ramgarh era il gruppo dei campi più difficile, più complesso. Qui siamo quasi in un pieno deserto, quindi zone battute dai monzoni, caldo intenso, zone malariche, quindi zone con estrema difficoltà anche di vita. I campi più importanti sono Ayol. Ayol, che è un acronimo di Young Officer Line, la via del giovane ufficiale, e c'erano i campi dal 25 al 28. Campo 25, e quindi sono i campi dove c'è più corrispondenza, perché il campo 25 c'erano, dopo l'8 settembre, vennero internati tutti i militari che avevano giurato fedeltà alla Repubblica Sociale. Quindi furono spostati, in quel periodo si ripresentò dopo l'8 settembre, la stessa situazione che c'era più o meno in Italia, quasi di guerra civile. Quindi per evitare che questi tra di loro finisse male, tutti coloro che avevano giurato fedeltà alla Repubblica Sociale furono internati nel campo 25 a Londra. E nel campo 26 c'erano gli ufficiali con alta scolarizzazione.
27 gli ufficiali superiori e 28 gli ufficiali superiori cooperatori, perché poi dopo l'8 settembre la distinzione non fu tra fascisti e antifascisti, fu tra fascisti, tra cooperatori e non cooperatori. Quindi i fascisti ovviamente non cooperavano col detentore inglese, ma c'è fu tutta una serie di atti militari che comunque non cooperavano, pur non avendo aderito alla Repubblica Sociale. E quindi questi campi qua, dove c'erano a Iole, dove c'erano gli ufficiali superiori, poi c'era vicino, c'era il campo di Dehradun, che era il campo dei generali, e chiaramente è evidente che c'era un tasso di scolarizzazione più alto e quindi anche dal punto di vista postale c'è più corrispondenza. Dove non c'è corrispondenza, dove ce n'è pochissimo, sono i campi di Langark. Praticamente il campo 16, 17, 18 è difficilissimo trovare corrispondenza. Allora, poi c'è un campo 6 a Binager, che era il campo 29, ve ne parlerò dopo se abbiamo tempo, se avete voglia di ascoltare. Allora, come erano i campi, come erano divisi praticamente? Era una serie lineare di ali, wing in inglese, e dove c'erano tutte queste baracche che erano ordinate in forma progressiva. Ogni baracca aveva all'interno delle camere dove contenevano fino a 6 ufficiali, qui parla del campo 25. Come passavano la vita nel campo di questi militari? Praticamente gli inglesi non avevano nessunissima intenzione, come pure i tedeschi, di utilizzare gli italiani anche dopo l'8 settembre in operazione di guerra, no? Quindi loro, questi soldati per loro erano solo forza lavoro. Quindi i cooperatori dopo nel 44 ci fu un enorme problema legato a un'enorme carestia, c'era bisogno di forza lavoro, parte di questi militari erano spostati in Australia, quelli che hanno deciso di cooperare per impiegare appunto nelle fattorie di lavoro. La stessa cosa li utilizzavano anche in India, però tutti coloro che decidevano di non cooperare, quindi di non lavorare per il detentore inglese, la vita quotidiana era questa: ogni giorno la sveglia, la dodata per la conta, la repellente rodaglia, poi il cosiddetto riposo, il campo diventava un incubo di filo spinato, un deserto sperduto ai limiti della terra, guardato dai fatti affamati e roteanti senza posa sui tetti roventi. Fino alle 4, nuova donata e secondo controllo, e dopo la punta di colpo il maestoso tramonto, ancora il buio, ancora le parole sulla maledetta guerra che sarebbe finita chissà quando, ogni giorno uguale agli altri. Così Bersani, che è uno storico importante, descrive la vita praticamente, vivevano nell'identico, vivevano nella giornata senza fare niente, era una giornata che le due onde giornaliere era il momento più esaltante della stessa. Però gli italiani si attrezzano, quindi, soprattutto con lo sport, quindi cominciano a praticare, dissodano il terreno, rompono, diciamo, sistemano le buche, e creano dei campi di pallavolo, dei campi da tennis, di calcio, si industriano per cercare di poter svolgere qualche attività, anche gli sport alpini. Alla fine quasi della guerra, siamo nel 1945, ebbero anche la possibilità, soprattutto questi del campo Iole, siamo sotto l'Himalaya, quindi le cime dell'Himalaya, ebbero la possibilità anche di poter uscire dai campi anche fino a 15 giorni e in qualche caso fino a 45 giorni, e hanno aperto persino delle nuove vie che sono rimaste col nome dei militari italiani che hanno aperto queste vie. Giovanni Pilla, Martinotti, Celestino Mamini, ci sono proprio delle vie nell'Himalaya fino a 6.000 metri, voi immaginate che si sono dovuti costruire all'interno del campo tutto ciò che serviva, dagli scarponi alle picozze, al cibo da conservare per il periodo, e hanno scalato montagne fino a 6.000 metri. Quindi, ma si poteva pure fare altre attività, si erano attrezzati, soprattutto quelli più elevata diciamo, cultura, elevata scolarizzazione, quindi studiavano le lingue, si studiava l'inglese, il tedesco, anche il cinese, avevano alimentato le biblioteche, dall'Italia si facevano mandare libri, no? In maniera tale che poi c'era un fortissimo scambio tra di loro, poi qualcuno si improvvisava agricoltore e scambiava i prodotti che coltivava. Si era persino riuscito a fare dei torti, dei telai, delle apparecchiature per le trasfusioni del sangue.
si distillava pure la grappa. Quindi diciamo, si erano attrezzati molto, molto bene. E allora uno dice, questi qua stanno in vacanza. No, non stavano in vacanza assolutamente. Era comunque un regime di detenzione anche duro. Gli inglesi non hanno quasi mai violato le convenzioni di internazionale, ma erano particolarmente duri. Erano durissimi soprattutto nei confronti di qualsiasi forma di insubordinazione che ci fosse, quindi punivano assolutamente i militari che eventualmente si ribellavano per qualsiasi motivo, e soprattutto quelli più canonia, tra virgolette, erano militari maltesi che erano poi i cani da guardia dei campi, mentre invece i militari indiani, che erano poi riconoscibili dal turbante e quant'altro, erano particolarmente diciamo, disponibili nei confronti dei prigionieri, perché cominciava l'India in quel periodo l'esigenza di staccarsi dall'Inghilterra, quindi bisogno dell'indipendenza, cominciava in quel periodo lì, e quindi si sentivano pure loro prigionieri come i prigionieri italiani, e quindi se lo legalizzavano con loro. Quelli che hanno avuto più problematiche di tutti sono sicuramente quelli del campo 25, quello che dicevamo prima, no? Perché erano accaniti, irriducibili e ribelli. E soprattutto le costrizioni nei loro confronti erano relative al fatto che la corrispondenza nel loro caso veniva consegnata con ritardo, colpevole ritardo. La trattenevano apposta perché era una forma psicologica di pressione su questi militari, e su questi militari del campo 25 sono quelli che sono tornati in Italia più tardi possibile. L'altra problematica era legata al cibo: non in tutti i campi si mangiava bene, il cibo era sempre più o meno lo stesso che girava, quindi era carne in scatola piuttosto che caprone, chissà duro, chissà come, e quindi l'acqua non mancava spesso, e questo è il problema che questa vita praticamente portava parecchie malattie: la dissenteria, la malattia del giorno, l'itterizia, il tenua, la mara canale, e soprattutto la calcolosi, perché l'acqua era addizionata di cloro, no? E quindi poi questo portava i calcoli. La malattia invece più grave in assoluto era la malattia delle colline, che era una malattia misteriosa che veniva dopo ovviamente le punture di insetto e quant'altro, e veniva dopo le grandi piogge dei monsoni. Ecco, quindi e l'altra problematica grossa, che poi è quella che avevo già accennato prima, dopo l'8 settembre, che una parte di questi militari hanno aderito alla Repubblica Sociale, parte non hanno aderito, quindi tra di loro c'era un fortissimo scontro, che non era solo ideologico, ma praticamente diventava fisico. Vi ho descritto allora gli aspetti storici succintamente, sono questi. Passiamo un attimo agli aspetti più legati alla storia postale, diciamo, no? Quindi la corrispondenza dei campi era abbastanza relativa, erano pochi, diciamo, le modalità per poter corrispondere. Una di queste era le buste. È chiaro che le corrispondenze che si sono trovate sono più dai campi verso l'Italia, ovviamente, perché dall'Italia verso l'India è evidente, i militari, quando è finita la guerra, quando sono tornati in Italia, avranno a loro disposizione solamente uno zainetto, si saranno portati dietro qualche po' di cibo, probabilmente qualche vestiario, poco più, in pochi hanno pensato di portare indietro tutta la corrispondenza che nel corso degli anni avevano accumulato. Tenete presente che questi militari sono stati in India almeno dal 7 febbraio 41 fino a metà del 46, quindi un arco di tempo lungo, la corrispondenza era abbastanza continua, quindi chissà quanto materiale avevano accumulato, ma hanno portato indietro poco. Quello che abbiamo più tanto era invece la corrispondenza che veniva dai campi verso l'Italia. Una delle buste è una delle tipologie sono le buste, le lettere, no? Vedete, sono in esenzione di affrancature, i bolli ne vedremo pochi, e vedete il bollo triangolare, che è il bollo di censura inglese, e il bollo di censura italiano sul retro, con il talloncino verificato per,
per censura. Io li ho ordinati, diciamo, per cambi. L'altra tipologia sono le cartoline postali, no? Quindi il fronte sul retro c'è il nome del prigioniero, il grado e c'è il campo dove è internato. Sulla destra della cartolina, campo numero 2, barra 2, il campo è 2, ruins, cioè l'ala. Dicevo prima, non potevano superare 7 righe, si superavano 7 righe, irrevocabilmente venivano tolte dal corso perché erano inflessibili gli inglesi su questo. Questa è un'altra tipologia di cartolina postale, quasi fai da te, e lo stesso questo qui, qui si sono divisi per capi, come dicevo prima, c'è poco, diciamo, di differenza, e quasi sempre ci sono i bolli di censura che dicevamo prima. Questo è il campo padre, il campo 14, questo è il campo 15, questo è il campo 16 e poi salto al 20, come vi ho detto prima, perché il 17, 18 e 19 sono praticamente dei campi dove la corrispondenza è pochissima. 20, questo è per 20, il campo 23, lo stesso, questo è del 24, questo è del 25, questo ancora del 25. Ecco, questo qui c'è una particolarità perché il bollo di censura inglese, il prigioniero, questo prigioniero è scritto sotto lì nel rank, cioè nel grado, come personale protetto, ed questa era una terminologia per definire il detenuto che era degente presso l'ospedale da campo, per cui tutti i gruppi di campi avevano un ospedale. Questo è il 25, che abbiamo detto in precedenza, il campo, diciamo, più famoso in assoluto, il 26, 27, qui vedete c'è il bollo A con la D ed il bollo di censura di Monaco, siamo dopo l'8 settembre, quindi sotto i tedeschi, quindi la censura in Italia veniva esercitata a Monaco, e questo è il bollo che il censore tedesco apponeva per far andare avanti la corrispondenza. E qui vedete il campo 27, questo è interessante perché il tratto annerito è un tratto di censura, non so se è la censura italiana o la censura inglese che l'ha fatto, c'era scritto qualcosa che non doveva essere conosciuto da chi arrivava la corrispondenza, e quindi veniva annullato con quel tratto di penna. E quindi passiamo all'altra tipologia, sono i pieghevoli, no? I pieghevoli sono un'altra forma di corrispondenza, quindi scrivevano sul retro di questo documento qui, avevano a disposizione 24 righe e anche qui 24-25, non mi ricordo, qui erano assolutamente intransigenti, lo stesso, la tipologia è lo stesso, come descrizione, servizio di prigionieri di guerra, dietro il nome del militare e quant'altro. Questo qui lo stesso è come quello di prima, c'è il bollo di censura inglese e tedesco in arrivo, la censura tedesca, siamo dopo, ovviamente dopo l'8 settembre. Questa è la prima lettera che vedete con il francobollo, perché c'era la possibilità anche di poter corrispondere per via aerea, no? La posta ordinaria era gratuita, la posta via aerea si pagava. Quindi le tipologie erano la corrispondenza per l'estero, un contarista che imparava a popolazione residente, due anna, la moneta indiana, lettera per l'estero 3 anni, cartolina postale 4 anni, e questo è un pieghevole della prigioniera di guerra per l'Italia in tariffa aerea 8 anni, quindi è affrancato per 8 anni in perfetta tariffa. Questo qui è interessante, è simpatico, il verificato al sillabico, il bollo che leggete là sopra. Il sillabico ho scoperto che è un metodo di scrittura, che è nell'approccio alla scrittura e alla lettura, che è incentrato sull'utilizzo delle sillabe. I detentori inglesi pensavano che potessero esserci dei messaggi scritti tramite l'utilizzo delle sillabe, quindi effettuano questa verifica nel testo per capire se per caso scendendo le sillabe il prigioniero abbia voluto mandare un messaggio ai parenti in Italia. È la prima volta che lo vedo questo. Qui c'è un francobollo italiano in 5 centesimi, ma è usato come più di lettera, probabilmente il prigioniero in India si era portato questi francobolli dall'Italia, l'ho attaccato dietro, ma non ha valore postale, non è un francobollo, è una curiosità, diciamo. Questa è la censura,
come vedete, è talmente forte il tratto di inchiostro che ho utilizzato che sul retro, che è passato sul davanti e quindi ha lasciato questo segno indelebile. Questo qui ancora è sempre un pieghevole. Qui vedete, è per via aerea, i francobolli non ce ne sono asportati, quasi tutti i francobolli non sono asportati dalla censura, per verificare se sotto il francobollo ci fossero delle scritte. E quindi chiaramente, tanto più è pregiata la corrispondenza quando c'è il francobollo. In alcuni casi è rimasto il francobollo, non tutte sono state tolte, però è chiaro che ha molto più valore un documento col francobollo che senza francobollo. Questo è interessante perché qui c'è una nota della censura sul retro, dice: se volete che le vostre corrispondenze siano inoltrate celermente, facilitate con la chiarezza e la brevità dello scritto il compito della censura, servitevi di disporre speciali moduli delle cartoline distribuite dalla Croce Rossa che hanno la precedenza nell'inoltro. L'ufficio censura posta prigioniere di guerra, quindi chiaramente se favorivano il lavoro della censura la corrispondenza passava molto più facilmente e arrivava. Tenete conto che la corrispondenza arrivava dopo 6-7 mesi da quanto partiva, nel casino. Il prigioniero che era in India è stato spostato in Australia. Sul retro c'è scritto il nuovo indirizzo del mittente è Melbourne in Australia. I prigionieri di guerra in Australia sono sicuramente stati quelli più che hanno un trattamento migliore, perché lavoravano quasi sempre nelle fattorie, vivevano all'aria aperta, avevano possibilità di mangiare tranquillamente tutti i giorni e bene soprattutto, e quindi poi ci stanno quelli inglesi, poi a mio avviso tra i tedeschi e i francesi, per quello che ho letto, i detentori francesi sono stati molto più, termine che possiamo utilizzare, più cattivi nei confronti degli italiani, persino dei tedeschi. Nella fantasia comune, nell'opinione comune si dice che probabilmente gli Imian, i delegati militari italiani dopo l'8 settembre in Germania sono stati quelli trattati peggio di tutti, sono stati trattati secondo me ancora peggio i prigionieri dei francesi. E vabbè, poi c'è altre tipologie, servizio pacchi qui, no? Che quindi potevi spedire la biancheria dello scatolame tramite questo servizio pacchi. Ecco, invece passiamo alle altre corrispondenze, quelle per i cambi, quindi queste sono corrispondenze che sono andate in India e poi sono tornate indietro. Il tragitto non ve lo descrivo perché è abbastanza complicato, i dispacci partivano dall'Italia, andavano a Ginevra, però passando per Londra, poi facevano tutto un giro pazzesco per arrivare a Bombay, quindi queste erano le corrispondenze via strada, ovviamente, abbastanza complesso. Ovviamente le corrispondenze le potevi bucare in qualsiasi cassetta postale, non dovevano essere scritte su carta leggera, non carta quadrettata, non ci dovevano essere cartoline, non ci dovevano essere dentro foto, oppure potevano esserci ma senza panorami dietro, abbastanza complicatissimo. Il lavoro della censura era abbastanza di fino, quindi tutto ciò che non era ammesso veniva tolto dal corso, quindi bisogna stare molto attenti su quello che si veniva utilizzato. Questo possiamo pure saltarlo. La posta arrivava, doveva essere indirizzata al General Post Office di Bombay, British India, quindi a Bombay c'era questo stupendo edificio che era l'ufficio postale centrale, diciamo. Tutta la corrispondenza passava, arrivava e veniva inoltrata tramite questo, questo bellissimo edificio di Bombay. Un'altra corrispondenza, ovviamente, quella era la posta ordinaria, quella che passava, andava via ordinaria, quella, la corrispondenza in via per posta aerea aveva vari tragitti, diciamo quello più famoso era il via Chiasso Sofia Gerusalemme, che decorreva dal marzo del 42, poi c'è stato anche via Chiasso, via Venezia, Roma, Venezia, Chiasso Sofia, Baghdad, però è un video abbastanza corto, e poi via Chiasso Sofia Istanbul. Poi c'erano altre vie minori, difficilissime da trovare, che erano
via Sudafrica, via Gibilterra, sono abbastanza tanti, quelle che sono più frequenti, qui è scritto a mano, mattina via aerea, Sofia, Istanbul, e poi a volte c'era proprio un volo che lo vedremo poi successivamente. Questa qui è il francobollo asportato, ovviamente, uno di quelli dei casi dei francobolli asportati. Questa è un'altra busta da campo, interessante, perché questa qui siamo nel 46, in ottavo, ma è nel 46, ritorna al mittente perché il militare è stato rimpatriato. Questo è un aerogramma, ecco, questo contiene il francobollo, quindi sicuramente più interessante di quelli senza francobolli, è un 5 lire, quindi una lettera in tariffa, perché la tariffa era 2,50 lire per ogni 5 grammi, quindi questo è un doppio costo, e quindi è affrancato con 5 lire, con il bollo della Croce Rossa, era la Croce Rossa che poi fungeva da tramite in questi casi qui. Anche questo qui è affrancato per 15 lire manoscritto, e quindi anche questo è un militare ritornato in Italia, nel frattempo rimpatriato. Bene, questo è interessante perché è il campo dei generali, e sono molto interessanti le corrispondenze del campo dei generali. Questo è interessante anche per secondo ordine di ragione, perché questo, i generali erano esenti dalla censura, quindi lo vedete in alto, la scritta esente da censura, questo è il generale Maletti, Bonetti, che era il comandante della piazza di Massoa. Più interessanti ancora sono queste qui, il generale Bergonzoli, questa è un'acquisizione molto recente. Qui scriverò un articolino sui vari, poi me lo pubblica, perché è una storia interessante. Questo è il generale più importante, più famoso che c'era in Nord Africa. Lo chiamavano barba elettrica per due ordini di ragione, perché era una barba bianca e perché aveva un dinamismo eccezionale. Era del 1886, quindi se l'ha fatte tutte le campagne possibili e immaginabili, e l'ultima fu questa qui. Questo fu internato in campo di prigionia in India, e però non aderì ovviamente, e lo trasferirono in America. Fu trasferito in America, in due campi di prigionia in America, e fu persino internato in un ospedale psichiatrico perché per due anni, 44 e 45, è stato perché era un fiero oppositore degli inglesi. Gli inglesi lo stimavano come militare, ma come prigioniero non tanto. Ed è molto interessante perché la prima va qui via Sofia e Istanbul per gli aspetti postali, vedete, c'è proprio il bollo, prima l'abbiamo visto scritto a penna, e qui invece c'è il bollo apposto. Il secondo invece, se guardate in basso, arriva a Bombay, no? Perché lui era il capo di prigioniere dei generali in India, ma dopo va al campo Crossville nel Tennessee, lo vedete sulla sinistra, qui lo vedete, no? Quindi questo qui è ancora da capire come cosa è successo. Molto probabilmente quando è stato trasferito in America, in questo campo a Crossville, e quando è stato trasferito in questo campo qui, lui si è portato via tutta la corrispondenza che aveva accumulato nel frattempo in India, ed è stata censurata in America col bollo di censura americano, questo che vedete qui, non è quello inglese, no? E quindi probabilmente ha avuto una doppia censura, quindi quando è arrivato in America tutto ciò che si è portato dietro è stato verificato, e tra l'altro è stato verificato anche questa corrispondenza. E tra i due, secondo me, è più interessante il secondo, perché mentre il primo, il francobollo, è stato completamente asportato, nel secondo si è mantenuto, quindi è più piacevole anche alla vista, no? Come documento, affrancato per 2,5 lire, come vi dicevo prima, il primo porto. Poi abbiamo quelli, i moduli della Croce Rossa, e anche qui vedete c'è il timbro inglese, il timbro tedesco, perché siamo dopo il 43, e anche questo, diciamo, ancora questo è passato attraverso la censura di Monaco, il bollo A di, che vediamo lì,
E queste i vari moduli utilizzati dalla Croce Rossa, no? Quindi sono abbastanza simili, non c'è grande differenza. Le modalità più o meno sono sempre le stesse, come abbiamo visto. E un'altra cosa interessante era il modulo della Croce Rossa, i messaggi espressi, quindi con domanda e risposta, quindi c'era una parte legata alla domanda che faceva la famiglia del prigioniero e poi il prigioniero che rispondeva sull'altro pezzo di modulo. Gli ultimi moduli sono i moduli provvisori, questo è dal campo 6. Questi erano i moduli che venivano utilizzati quando il prigioniero era catturato, i primi giorni della cattura, per dare notizia alla famiglia, aveva a disposizione questo modulo dove andava a cancellare tutte le parti che non interessavano. Quindi lui cancella e dice: sto bene, ti scriverò una lettera alla prima opportunità, non ho ricevuto due lettere. Quasi sempre nelle lettere, nella maggior parte delle lettere dei prigionieri ci sono due cose che si rilevano sempre. Uno, ricevo la corrispondenza con enorme ritardo, e due, sto bene, stanno sempre bene. Non ho mai letto una lettera di qualcuno mandava notizie negative, si cercava di nascondere comunque la condizione. Forse da un lato perché veniva censurata e dall'altro era una situazione di grave prostrazione e per non ulteriormente prostrare la famiglia. Campo 7 però ne abbiamo anche, questo dal campo 20, ma ci sono anche da campi non identificati. Questi sono proprio fatti molto probabilmente appena catturati. Questo qua è stato scritto il 6-12-41, praticamente qualche giorno poco dopo la cattura. Sono questi campi non identificati. L'ultimo ci sono i moduli della Città del Vaticano, la delegazione apostolica di Bangalore, che fungeva da collegamento tra i militari e le famiglie e viceversa. Quindi questa è la richiesta di informazioni e questa è la comunicazione, questa è ancora la richiesta di informazioni, ma è la comunicazione che avveniva tra il militare detenuto e la famiglia. Lo stesso ultimo. Vi riporto, siamo quasi in conclusione, vi riporto la bibliografia. Chi vuole leggere qualcosa, vi consiglierei un bellissimo romanzo dell'Angela Gianni Trapani, Quando la neve cadrà a Iolla. È veramente in forma di romanzo molto interessante, anche perché poi l'Angela Gianni Trapani utilizza anche nel testo inserisce degli estratti di un diario di un vero prigioniero, ed è la storia di due militari, uno era nel campo 25, l'altro probabilmente 27-28, che erano su campi opposti durante il periodo bellico, per i motivi che vi dicevo prima, ma dopo i loro figli si sposano tra di loro e regalano a questi genitori anziani un viaggio in India nelle zone dove erano state detenuti e ripercorrono la loro giovinezza, e quindi poi alla fine si riconciliano pure anche se erano su posizioni opposte. È un bellissimo romanzo, però molto, molto realistico, quello che riporta sono notizie molto interessanti. Le altre informazioni, parecchie informazioni che ho tratte dai testi che hanno scritto sul notiziario dell'ICPN, soprattutto Maria Marchetti e Franco Napoli, mi hanno dato una mano notevolissima anche per queste ricerche, che vi dico non sono state facilissime, e sono persone di una grandissima disponibilità e mi è fatto molto piacere conoscere in questo video. Concludo ancora qualche minuto, perché mi sono interessato a prigionieri di guerra in India, perché mio padre è stato prigioniero di guerra in India con la matricola 140-697. Era nato nel 1920, mio padre, quindi a 19 anni si è imbarcato da Napoli e da Siracusa, e poi da Siracusa in Nord Africa. Le notizie, mio padre non mi ha dato mai nessuna notizia, mio padre, nel confronto dei nostri figli, ha avuto sempre un atteggiamento di estrema protezione, quindi tutto quello che probabilmente era passato in quegli anni, appunto, ho saputo parecchie cose, ma per altre vie, ma sarebbe piuttosto lungo spiegare. Durante il lockdown mi era capitata una letterina avevo una letterina del
perché proveniva dall'India, di un militare, quindi dico, ma mi avete voglia di capire la vicenda di mio padre, e quindi ho cercato, quindi mi ha aiutato con le due, la Maria Marchetti che vi dicevo prima, mi ha aiutato Franco Napoli, e mi hanno detto cosa potevo fare per cercare di avere qualche notizia. La prima cosa da fare era quella di chiedere il ruolo matricolare, e si richiede all'archivio di Stato adesso, perché i presidi militari non ci sono più. E quindi dal ruolo matricolare non l'ho riportato, però i dati del ruolo matricolare sono questi, no? Quindi il partito si è imbarcato, è arrivato a Siracusa, è andato in Nord Africa, e poi dice disperso nel fatto d'armi Jimenez a Gedabia durante la ritirata della decima armata, quindi un errore, dal fronte generale e prigioniero di guerra nei fatti d'armi di Jimenez. Quindi mio padre è stato catturato il 7 febbraio 1941, che era l'ultimo giorno dell'operazione Compass. Vi ricordate la cartina all'inizio, no? Si conclude praticamente tutte le 10 settimane di guerra, che erano iniziate il 10 dicembre e finiscono il 7 febbraio 1941, si finiscono a Bedafon, a Gedabia, e Jimenez, sono due località praticamente attaccate. Quindi l'ultimo giorno, lui è stato catturato l'ultimo giorno della controffensiva. Poi c'è scritto che viene internato nel campo 310 in Egitto, nella zona di Gaza, non dice la data, e risulta poi rientrato in Italia. Mio padre ritorna in Italia il 15 agosto 1946. Tutti i 5 anni di prigionia, sui ruoli matricolari, ma non solo sul suo, su tutti i ruoli matricolari dei prigionieri di guerra in India, no? Non c'è scritto niente, niente. Mentre gli inglesi, quelli, i prigionieri tedeschi c'è tutto, cioè in tutti i campi dove sono stati c'è tutto. I prigionieri, come ti dicevo all'inizio, dimenticati anche da coloro che avrebbero dovuto almeno proteggere nella memoria dopo la figuraccia che gli hanno fatto fare in Nord Africa. E quindi ritorno in Italia, quindi nessun addebito per essere levato in merito alle circostanze della cattura, il comportamento durante la prigioniera è collegato a un concetto limitato. Quindi una parte io l'avevo saputo, ecco, quindi la Gedabia è indicata dalla freccia. Quindi vi ricordate, noi siamo partiti, la storia è iniziata dall'Egitto, quindi l'operazione Compass inizia dall'Egitto e finisce praticamente alla Gedabia. Quindi mi è rimasto il dubbio, ma dico, so che è stato in India, ma dove è stato in India? E allora questi miei amici che mi hanno aiutato mi hanno dato la dritta giusta, mi hanno detto guarda che tu devi scrivere alla British Library di Londra, perché la British Library di Londra hanno un volume enorme, dove hanno nel 43, fine 43, 44, inizio 44, hanno registrato tutti i prigionieri uno per uno in ordine alfabetico, e in ordine alfabetico sono riportati i cambi e sono riportati pure rientro in Italia. E allora ho scritto alla British Library, questi mi hanno risposto gentilissimi più volte, siamo chiusi, siamo in pieno lockdown, non possiamo andare perché vi devo fare proprio la scansione. Non appena è finito il lockdown, senza che io nemmeno più andassi a sollecitare, mi hanno mandato la scansione del pezzo dove è riportato mio padre, no? Senso generoso, sergente, il numero di matricola che era 14697, la divisione a cui apparteneva che era la Sabatra, il primo campo scritto in dal tipo scritto gli altri campi, e poi la data di rientro, il 3 agosto 1946. Partito quindi da Bombay il 3 agosto 1946, ritornato in Italia il 15 agosto 1946. Mio padre nella sua vita, diciamo, l'unico giorno che ha festeggiato sempre, tutti gli anni, è stato il 15 agosto 1946. Io non me lo sono mai spiegato durante gli anni, perché era molto più importante questa data, molto più importante rispetto a quando si era nato, rispetto a quando si era sposato, rispetto a quando era i figli, era l'unico giorno in cui lui per tutto il resto della sua vita ha festeggiato, perché probabilmente dopo 5 anni di prigione aveva ben diritto. Io ho concluso e vi ringrazio della vostra attenzione, e se c'è qualche domanda sono a vostra disposizione. Puoi mettere ancora quel del Vaticano che era quasi alla fine?
Ma di Tano? Sì, era per esempio. Ah, questo, ma... L'impronta del timbro dell'ufficio di censura, dove c'è scritto di HP5. Sì. E chiaramente sotto c'è il lineare del censore, quello che ha letto la cosa. Tu non hai mai fatto una ricerca in base ai numeri dove erano localizzati gli uffici di censura? No. Lo farò. Perché esistono, cioè, io li ho fatti per qualità della docenza, ci sono, sì, tutti, no, ci sono. Perché c'erano certi uffici che censuravano per più campi. Sì, diciamo all'inizio forse sì, ho messo anche i numeri dei campi che sono stati rilevati, dei bolli di censura, però non li sono ancora associati alla località. Sì, no? Sì. No, perché è un aspetto molto particolare che spiega sì, l'utilizzo di questi, diciamo, di queste impronte, sì, di vicinanza a quali campi. Quali campi sono? Sì, sì, e poi ci sono delle varianti che mi è successo, sì, di certo, vedere, per cui ti spieghi altre cose. Sì. No, ma come dicevo prima, è tutto un dramma ancora in itinere, perché è abbastanza anche quello che hanno scritto sui vari testi che ho trovato, non è detto, è tutto tratta, diciamo, dell'esperienza personale. Per esempio, scusami Gianpietro, una cosa volevo aggiungere. Posso chiedere? Aspetta, aggiungo solo una cosa. Per esempio, io vi ho detto all'inizio, non vi ho citato il campo 29, no? Perché i campi, vi ho detto, erano 28, divisi in 5 gruppi, il campo 28. E quasi tutti gli storici, quelli che ho letto, dicono che il campo 29 era una metafora per indicare il campo santo. Vai, è andato al campo 29, è morto il militare e quindi è il cimitero. Invece no, è esistito veramente. Il campo 29 è esistito veramente ed era situato a Binaker. Binaker era ai confini del Pakistan, qui, no? Ai confini del Pakistan. Era un campo di detenzione, dove, sì, qui non l'ho segnato, però era verso il Pakistan. Era un campo di detenzione dove venivano portati militari che avevano fatto delle insubordinazioni. Gli inglesi non accettavano l'insubordinazione, se avevi una reazione nei loro confronti. Era appunto, quando le insubordinazioni più gravi venivano, io ho trovato delle non delle corrispondenze, no, purtroppo, ma dei riferimenti quando mi hanno mandato quell'estratto, no, che ho fatto vedere prima, dei prigionieri nel campo 29, quindi esiste anche il campo 29, per dire, per cui, mentre non è stato rilevato da nessuno, a me mi è capitato il mio studio di trovare. Vai, Gianpietro. Hai mostrato giustamente molte lettere e anche delle cartoline. Sì, sì. Delle cartoline illustrate esistono? No, non le ho mai trovate. Nemmeno le ho capitate. La domanda era questa. Nemmeno negli scritti dei signori che vi citavo prima l'hanno mai. Sicuramente ce ne saranno state, forse, non lo so. Era difficile che si venissero spedite. Era. Perché. No, abbiamo detto che le cartoline erano. Aspettate un attimo, cos'è? Abbiamo detto cos'è. Se non le cartoline le come intendiamo forse. Sì, sì, questa è la cartolina postale, va bene, chiuso, però. Sì, allora. I dati includono le lettere, fotografie panoramiche, delle carrettate, interesse militare, ritagli di giornale, sigarette, carte e buste, lettere bianco, francobolli, cartolette e così via. Sono tollerate fotografie di persone senza sfondi panoramici, perché quando sfondi panoramici erano... Ah, ho capito. Perché potevano dare informazioni di carattere militare, comunque indicazioni. No, magari c'erano solo per gli auguri, tanto per quando. Sì, ci sono per gli auguri, c'erano purtroppo, non li ho trovati, c'erano dei biglietti natalizi, ma sono rarissime. Molto interessante, complimenti. Bravo. Avete qualcos'altro da chiedermi? Bravo. Anzi. La prossima quando sarò pronto sarà sugli internati militari
italiani in Germania. Esatto. Però ha bisogno di un attimo di tempo adesso. Allora. Ringraziamo Vinicio e vi ricordo il prossimo appuntamento che è il 26 di giugno. Ci sarà una presentazione del Museo dei Tasso e della Storia Postale e allo stesso tempo ci sarà uno scambio culturale dove noi come circolo saremo il 3 luglio presso il Cornello dei Tasso per una visita guidata. Chi vuole iscriversi anche al pranzo può lasciare il nome e parlare con Michele della segreteria entro il 26. Grazie a tutti. Allora.